Andrea Damante, il fan d'eccezione che non t'aspetti, il gesto di Ignazio Moser. Andrea Damante, il fan d'eccezione inaspettato, il gesto di Ignazio Moser per il Day Eye. Andrea Damante spopola, saltando tra una discoteca e l'altra lungo il bel paese. La sua Full Love Me Pump è ormai un tormentone, cantato e ballato un po' ovunque, addirittura nelle scuole, i video pubblicati da Andrea lo certificano. Tra i tanti fan del Day Eye veronese, ne è sbucato uno d'eccezione, Ignazio Moser. Il bel ciclista trentino, salito alla ribalta al Grande Fratello VIP per la tresca con la caliente Cecilia Rodriguez, pare che abbia subito l'influsso dei Damellis, anche perché nella casa ha stretto una bella amicizia con Giulia. Così, appena uscito dal reality si è messo sulle tracce di Damante, diventando un suo fan, come testimonia l'ultima Instagram story postata dallo sportivo. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Ignazio Moser, fan di Andrea Damante, lo sportivo stregato dai Damellis. Un'auto, una bella combriccola di amici capeggiata da Ignazio Moser e la Full Love Me Pump di Andrea Damante, l'allegria e il movimento è assicurato. Il figlio della leggenda del ciclismo, nelle ultime ore, ha fatto apparire il video poco fa descritto tra le sue Instagram stories. Un gesto che senza dubbio farà piacere al Day Eye veronese, che da oggi potrà vantare tra i suoi seguaci un fan d'eccezione in più. A quanto pare, il giovane ciclista è rimasto stregato dai Damellis nella casa del Grande Fratello VIP. Così, una volta uscito dal reality, oltre ad essersi tuffato in libertà tra le braccia di Cecilia Rodriguez, ha pure dato un'occhiata al curriculum musicale del fidanzato di Giulia, trovandolo assai interessante. Damante e Giulia, Cecilia e Ignazio, l'amore giovane trionfa al GF VIP. Due giovani amori, due giovani coppie, due storie da GF VIP, senza dubbio Andrea e Giulia e Cecilia e Ignazio hanno aiutato la seconda edizione del GF VIP a decollare, alimentando la curiosità attorno al reality. Il primo è un amore solido, lungo ormai 18 mesi, che ha fatto sognare e sta ancora facendo sognare migliaia di fan, le bimbe di Giulia non vi dicono niente? Il secondo è un rapporto appena sbocciato che si porta dietro le polemiche del caso, visto che è nato sotto i riflettori e a scapito di un'altra avventura sentimentale, quella il cui protagonista era Francesco Monte, ma quel che conta è che ci sia Love Is In The Air, come cantava qualche giorno fa Giulietta Delellis alla sua cara amica Ivana.